Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Scommetto che nessuno va a pagare il biglietto qua. Guarda, tipico dei meridionali sprecare un'occasione così. Ma lo sapevi? Cosa che sei un rave adesso? Sei il petrolio di sto stato in rovina. Sei un amico a trovare il modo finalmente di riempire i capannoni svuotati dalla crisi. Prima i giovani scampava dai capannoni, adesso che vuoi andare? Io ho trovato il modo di fare dei rave party legali. Ho tutta la settimana piena. Imparate, Teroni. Lunedì, Predappio Rave, che dove si adunano i fascino che rompe i coglioni nessuno. Ho attrezzato, ho messo una tomba finta del Duce, due o tre fasci littori, una bandiera de Salò, musica autoctona, liscio jungle, risi e bisi e techno, roba. È fatta. Il martedì, viva la Twiga Party! Ho riempito la fossa di laminazione di sabbietta del gatto usata con due ombrelloni in asdraio. Ho uno stabilimento balneare permanente provvisorio con Inno de Mameli Tecno e Mojito. Mercoledì Giorgio Mordor Tribute. Noleggio i vestiti da elfo e da nani de Menevodi all'ingresso. Ho travestito l'auto gru da drago e faccio i tornei medievali con i muletti. Poi passo io vestito da mago e vendo pozioni magiche che ti fanno volare, vedere altri mondi, vedere gli immigrati che ti invade. Giovedì, Ciucciavax Party! Una banda di gente over 50 che non si è voluta vaccinare, reintegrata, che brucia le multe annullate in un enorme falò, completamente nudi, tranne per le mascherine FFP2 portate come astuccio penico. A fine serata lanci delle siringhette contro una gigantografia del ministro Speranza urlando Ciuccia! Venerdì! Impara! Venerdì pace fiscale day. Entra solo chi ha una cartella sopra i 50.000 euro che esibisce all'ingresso e dopo a ritmo di musica si fa caccia al tesoro in nero, tiro al POS e si fa la pignata de finanza che bisogna colpire bendati con un bastone, un asinello, tutto vestito da fiamma gialla. Sabato Brusa Oil Pride. Mi sono garantito un parco macchine degli anni 60, tutte euro meno 12. Passiamo la notte a sgommare, sgasare in parcheggio e alla fine investiamo gli ambientalisti che hanno fatto il blocco in tangenziale. Ah, sono manichini, quell'ambientalista vero che vuoi più schei, ovviamente. Domenica invece facciamo il sgombe rave. Mohamed, il mio addetto al tornio, porta la famiglia, che sono giusti 51, fan finta di occupare il capannone e la festa consiste nel sgomberarli a bastonate al ritmo di Africa Jungle.
Adesso con questo nuovo governo basta crisi! È arrivata la pacchia! Thank you.